in un passo ci dia entità A attraverso Corrado Piancastelli, 1995, entità A. A proposito di giustizia divina e di quanto si legge in un passo delle Sacre Scritture, per cui le colpe dei padri ricadrebbero sui figli, osserveremo che il principio è ingiusto e che basta la semplice logica per comprenderlo. Ed anche se in realtà ciò accade spesso sulla Terra, ciò si verifica non per una questione obbligatoria dovuta alla materia o ad altro, ma per una mentalità sociale, per un'ingiustizia, per una irrazionalità sociale. In realtà, quando un uomo fa del male, la società si affretta a guardarsi anche dai suoi figli e solo col tempo sparisce questa influenza. Il principio è ovviamente antispirituale ed è assolutamente ingiusto. Anche se lo spirito di un figliolo così colpito, sapendo di questo stato di cose prima di incarnarsi, abbia voluto appositamente incarnarsi per subire quella esperienza, quella persecuzione. In ogni caso, lo spirito si adatta ad una ingiustizia terrena, in quanto la colpa dei padri non può ricadere sui figli, proprio perché il figlio non discende spiritualmente dal padre, ma ne discende solo materialmente e quindi non deve essere perseguitato. Può peraltro accadere che mentre lo spirito, come si è detto, ha accettato di incarnarsi anche a costo di subire quelle certe persecuzioni, una volta divenuto uomo si ribelli contro quello che chiamerà destino. Ciò perché l'uomo nascendo dimentica ciò che ha deciso e si ribella se non ha la forza spirituale per accettare quel male. Ed è proprio dal sapere o meno sopportare talune esperienze che si misura il valore spirituale dell'incarnato. È proprio la prova che lo spirito deve compiere e non, ad esempio, il semplice fatto di avere un corpo ammalato, ma è dal modo con cui lo spirito reagisce che si misurano l'esperienza ed il valore spirituale.